Caricchioni, sirena. Vai! Attenzione a tutte le auto. Pazzo barricato in casa, minaccia strage in via Carlos Solvairaghi, numero 4. Hanno detto per noi. I vicini, usare prudenza perché è armato. Ripeto, a tutte le auto tranne che a quella del commissario Bellachioma. Non è per noi. L'auto del commissario Bellachioma si reca ai mercati generali per approvvigionamento mensa. Acquistare 30 kg di broccoli. Vai. Ai mercati generali? No, sul luogo della strage. Solo se ho detto chiaramente che non è per noi, commissario. E di chi arriva prima, Caviccioli? Che faccia per incazzare mi devi fare? Piano. Andiamo, nonnetto, che la guerra è finita. Ah, portecci tu. È da tuo nonno. Che cosa ridi, Caviccioli, con quella faccia da ebete? Brigati, che la strage non aspetta. Allora? Non parte. Madonna, quella testa dell'alto mare di Andria. Togli il freno a mano. Riprova, Caviccioli. Ingrana la seconda. Ammazzo io! Caviccioli, fermo, io la tibia ti spezzo, i malleoli, compreso le cartillagini. Dove vai? Che fai, giro tondo? Salti su, commissario, salti su! Salti, che se mi fermo si spegne di nuovo il motore! Come salto? Fermo un attimo! Apri la portiera, disgraziato! Come... No, che ho paura! Caviccioli, io ti ammazzerò, ti sputellerò, ti disgraziato! Io! Scusami Giannetti, credevo di arrivare in tempo per arrestare il pezzo. Tu invece sei riuscito a farmelo scappare. E vabbè, adesso lo prendiamo, che... No! Ti lavi subito dalle palle! Dai! Stronzone maledetto. Su, dalle palle! Caputtene, un giorno o l'altro me la pagherà questo, me la pagherà! Nell'attesa, intanto, si potrebbe fare un saltino ai mercati generali. Quelli della mensa aspettano. Attenzione. Senti. A tutte le auto, ripeto, a tutte le auto, ad eccezione di quelle del commissario Bellachioma. Rapina in corsa via Fioranelle. Vai! Commissario Bellachioma è pregato di tenersi accuratamente alla larga dal luogo. Via Fioranelle 28, di corsa. Questa volta dobbiamo arrivare primi, eh? Commissario, ma hanno detto... Lo so che hanno detto, che sono sordo, Caviccioli. Ma è possibile, dico io, che non ti stimola niente in questa tua vita maledetta? Non hai un po' di ambizione, un po' di arrivismo? Non vuoi diventare commissario come Giannetti, come me? Come lei, no. Caviccioli, non va lo spiritoso. Guarda che io ci metto poco a spezzarti il braccio all'altezza del gomito, anche se stai guidando, eh? E cammina, sbrigati. Facciamo piazza dei 1000, passiamo da via del 500 al numero 250 e gira a destra. Non si preoccupi, commissario, conosco una scorciatoia, ci giriamo a destra e arriviamo prima. Thank you.
Commissario, io lo giuro, ieri non c'era. Comunque, se ci sbrigliamo facciamo in tempo, eh? Salga, che si sporca i piedi. Meglio che sparisci subito, Cavicchiole, che c'ho i piedi occupati. Frena, Cavicchiole, che siamo arrivati? Frena! Commissario, non mi si stacca il piede, deve essere il catrame. Frena! Cavicchiole, frena! Non si stacca! Mi stacco la testa io, Cavicchiole! Oddio! Oddio! Si copra, zozzone! Cavicchioli, regina Celi, a tuo scene in luogo pubblico. Ciao. Lo sapevo, 10 minuti di ritardo come al solito, ma cosa credi, che la gente sia qui a aspettare i tuoi comodi? Ma io stavo lavorando, Elvira, sapessi quello che è successo oggi? 2 delitti passionali, 1 rapina a mano armata. Dai, chiudi la porta. La porta, la porta. E levati le scarpe. Le scarpe. Ecco le scarpe. Siamo in chiesa. Bello, veramente bello qui, eh? Sì, è Gianni che ha tanto gusto, in tutto. Non toccare, eh? Ti parla. Ecco qua. Sento dei rumori strani, che avete operai in casa? Ma che spiritoso. È Gianni che sta componendo, è un artista, questa è musica elettronica. Scusami tanto, ma io in questa materia sono ignorantissimo. Ecco, appunto, siccome hai riconosciuto che sei un terrone ignorante, parliamo d'altro. Eh no! Vorrei mica sederti sul divano bianco. Per carità, che più bianco non si può. Dai, siediti qua. Qua? Qua, qua! Bene. Ti sarai chiesto perché ti ho fatto venire qua di corsa. Sì, cioè, no, non so. Certo. Sei il solito egoista. Quando mai ti sei interessato degli altri, tu? Ecco, per esempio, quando io ti ho detto molto civilmente, Pasquale, sono innamorata d'un altro, me ne vado con lui. Tu? Tu cos'è che hai pensato? Lasciamo perdere, va, che è meglio. No, no, dillo, dillo! Ma senti, adesso siamo separati. Tu pensa alla tua vita, io penso alla mia e siamo a posto, va bene? No, ti prego, insisto, cos'è che hai pensato? Che sei una puttana. Guarda, lo sapevo. Sei mai stato un signore, avevo ragione. Non ti sei minimamente preoccupato di me. Ecco. Non ti sei chiesto come avrebbe reagito quel poveretto di Gianni vedendomi arrivare a casa sua con dietro nostro figlio e il mio cane. Non hai mica pensato nel tuo bieco egoismo che potevano rovinare la mia e la sua felicità? Francamente, no. E adesso? Adesso che finalmente stavo per partire per la prima sospirata luna di miele con Gianni, magari tu pretenderesti anche che me li portassi dietro. Chi? Il bambino e il cane. Ma scusa, la luna di miele nostra, non ti sei portata tua madre e quell'altra disgraziata ruffiana della sorella di tua madre? Chi è? Che è stato? Niente, Gianni, tesoro, niente, solo mio marito. Un si bemolle, ho sentito benissimo, era un si bemolle lungo. Signor Gianni, è inutile che guarda a me, non ne so niente, io sono entrato adesso, manco l'ho visto il si bemolle. Ah, quello! Oh, la nota che cercavo da settimane. Praticamente componiamo insieme. Io non l'avevo capito che cercava il si bemolle lungo. Se no glielo davo sulle gengive il si bemolle lungo a signor Gianni. Uffa, ricomincerai mica con la tua solita gelosia meridionale, Pasquale? Oh mamma, ma come ho fatto a sposarti? Elvira, crediamo ancora a queste stupidette. Siamo nel 2000 e io sono geloso di mia moglie che va a luna di miele con uno che cerca il si bemolle lungo. Ma che me ne frega a me? Che me ne frega? Se... Correggimi se sbaglio, ma quello non è Luca, nostro figlio. E certo, chi vuoi che sia? L'ultima volta che l'ho visto è stata domenica allo stadio e ce l'ho portato io. Certo, fa piacere, complimenti, eh? Perché? Vedere un figlio che cresce così bene, espansivo, educato. Proprio sei orgoglioso di essere il padre, ecco. Ma dai, lascialo perdere, innamorato. Ma lo sai che mi ha detto che adesso è contento di venire a vivere per un po' con te? Ah, adesso ha afferrato tutto il marchingegno, Elvira. E c'era bisogno di fare tutto questo casino. Tu lo sai che non è possibile. Il mio lavoro non me lo permette. E poi passi pure per Luca. Ma quella bestiaccia del tuo cane, no. No, no. Onofrio, non cominciare, per cortesia, con i tuoi salamelecchi. E per piacere, c'ha la miseria. Senti, ho detto di no ed è no, eh. Chiaro,
Non ti cominciare con la zampa perché non mi intenerisci. Stati fermo, no, per piacere, non mi piacere. Attenzione, attenzione, a tutte le auto. Rapina in corso alla banca di via Gucci. I banditi sono ancora all'interno della banca. Usare la massima prudenza per non mettere a repentaglio l'incolumità dei civili. Usare le armi solo in caso di assoluta necessità. Ripetiamo. Una rapina, tre isolati da qui. Corriamo allora, metti tutto la sirena, Cenere, metti in moto. Comanda, aspetta, Riccioli, il cane, mio figlio, le valigie. Comanda, aspetta, andiamo via, via, tutto cazzo. Lasciamo le valigie per terra! Ah. Stavolta non gli scappa, porca miseria. Sbrighiamoci! A papà, te lo do 5 a 1 che te scappa. E io ti do un calcio in culo che ti rimando da tua madre, capito? Ah. Tu sei un disgraziato, un assassino, un delinquente. Un cassiere capo. Un cassiere capo. Sì. Messo, scusate. Ciao Cassagna, ci vediamo alle 4 in un... Scusa. Ah, Giannetti, scusa. Ci incontriamo sempre negli angoli, eh? Ci scontriamo, vorrei dire. È carino, ci scontriamo, perché... Senti, Giannetti, per cortesia, fra colleghi, sai qualche cosa di... Ah, ma non ti preoccupare, Bella Chioma. A proposito, tu conosci il commissario Bella Chioma, mia moglie. Ah, molto lieto, signore. Ti hanno trasferito in alto, molto in alto. Sa, per me è importante, signore, sapere, diciamo, la destinazione. Certo. Ci vediamo dopo, Giannetti. Sì. Ciao. Ciao. Ma si può sapere dove cazzo si trova questo San Vito Alto? San Vito Alto, provincia di Trento, abitanti 321, 3254 metri sul livello del mare, ultimo avamposto di polizia prima del confine. Ho letto le notizie dal certificato di morte dell'ultimo commissario che è deceduto per polmonite a Ferragosto, 20 gradi sotto zero. La minima? No, la massima a mezzogiorno. Ecco perché quello stronzone di Giannetti mi ha detto, ti hanno trasferito molto in alta. Ma questa volta mi ingazzo come una bestia di brutto, perché caro Locascio vado da un onorevole, da un ministro, dal presidente della Repubblica, se è il caso. Signor commissario, guardi, a questo proposito, devo comunicarle purtroppo che il signor vicequestore è a casa ammalato. Il questore è andato in ferie e il sottosegretario rivuole le sue chiavi. Dice che lei sa di cosa si tratta. Sì, lo so che cosa vuol, lo so. Perché io sono sempre il capo espiatorio, eh? Il commissario per la chioma. Ma caro Locascio me la pagano! Me la pagano! Non finisce. Lo zito? Oh, lo zito! Signor commissario, buongiorno. Dica. E che? Non c'è nessuno qui? Hanno scioperato tutti? No, stanno tutti in sala di proiezione. Ma lo zito, levate di mezzo, non mi fare ingazzare, che sono già abbastanza ingazzato per conto mio, capito? Mi stanno giusto chiamando, devo andare. Meglio così. C'è anche la luce rossa. Questa ripresa è stata effettuata dai servizi di sicurezza della Germania federale. Ci è giunta oggi. Lo sceicco Abajan al suo arrivo a Bonn. È la prima volta che mette piedi in Europa. È il 17 luglio, venerdì. Qui sta dicendo che il suo paese è disposto a diminuire il prezzo del petrolio, a dissociarsi e a mettersi in concorrenza con gli altri paesi arabi. Attenzione adesso all'uomo che entra da sinistra. È una delle sue guardie del corpo. Tra un attimo lo coprirà e prende il colpo destinato ad Abajan. E questo è il sesto attentato. Mai vista fortuna più sfacciata. Vediamo l'ultimo. Qui siamo in Francia, 3 giorni fa.
Ma qui avrebbe dovuto morire. E invece no. Perché l'auto di Abajan, che al momento dell'esplosione doveva trovarsi proprio nel punto preciso in cui era collocata la bomba, per un banalissimo incidente ritarda e al suo posto esplode l'altra. Beh, un bel culo. Eh già, è proprio il caso di dirlo, ma non possiamo sempre contare sulla fortuna. Perché secondo un calcolo delle probabilità, Abajan potrebbe venire ucciso proprio mentre si trova qui da noi. Purtroppo la festa all'ambasciata è il nostro tallone d'Achille. E quella non si può eliminare. È lì che avverrà la firma per il petrolio. E probabilmente è proprio lì che il killer cercherà di colpire. Abbiamo a che fare con un uomo molto duro. Possibile che non ci sia nessuno che lo abbia visto? Sì, tre persone. Ma purtroppo noi abbiamo un filmato che riguarda solo l'ultimo dei tre testimoni. Proiezione. Gli altri due sono stati uccisi. Giannetti, ma le sembra questo il momento di scherzare? No, non è uno scherzo, signor questore. Questo è l'unico spezzone di film che abbiamo sul terzo testimone. Andrea Ritter, alias Andrea Rossi, alias Andrea Sebani. Un uomo? Un travestito che per caso si è imbattuto nel killer dopo il tentato omicidio di Amsterdam. È l'unico che è rimasto in vita, l'unico che sarebbe in grado di riconoscerlo. Da allora non fa che nascondersi, che cambiare nome e identità. Sa benissimo il pericolo che corre. Ma io sono riuscito a scovarlo, signor questore. Lavora a Roma in un locale di travestiti, il Sexy Gay. Mi dia l'autorizzazione a fermarlo, prima che cerchi ancora una volta di scappare per salvare la pelle. Un colpo da promozione, Giannetti. Complimenti. Dovere. E qui scatta il mio piano, signor questore, perché se è vero che non c'è due senza tre, il killer cercherà di eliminare anche questo terzo testimone e noi lo lasceremo fare. Non la seguo. Ma al momento opportuno, prima che riesca a colpire, gli saremo addosso e sarà nostro. Insomma, questo travestito, questo Andrea Ritter, ci servirà come specchietto per le allodole. Mi vuoi mandare a San Vito Alto per farmi morire di broncopolmonite a Ferragosto a me? No, signor commissario. Allora mi raccomando, tu non m'hai visto a me. Non m'hai visto. Ho bisogno solo di 48 ore di tempo, capito? Dammi la mano. Quando sarà il momento ti farò diventare guardia scelta. Ma io sono già appuntato. E diventerai maresciallo. Buonasera, ragazzi. Buonasera, commissario. Sì, eh. Oh no, ma non dovevi essere a casa tu. Che ci fai qua? Santa Teresa di Gallur, sempre in mezzo stai. Cammina, sbrigati. Cavicchioni! Comandi! Cavicchioni, missione segretissima, partire a razzo! Subito, signor commissario! Cavicchioni! Io ti spezzo tutti e due gli stinchi, maledetto! Anzi, menischi, che ti fanno più male. Conocchio, con te non andiamo d'accordo, eh? Sali, sali, via, opla! Dentro! Vuoi guidare tu? Sposta! Mannaggia a te. Chi sarebbe il quinto? Zero specchietto un attimo. No, lo senti che porta male. Vabbè, allora che facciamo? Ci vediamo domani. Vedi, puzza stalacca. Ma del fiato. Oh no! Attenta, guarda, ti ha macchiato tutti i pantaloni. Benedetto, ma è possibile che devi fare sempre le bizze a modo tu, Endra? Hai ragione, però. No, cerca di capire, non ti posso portare là dentro. È un locale equivoco, ti troveresti a disagio, non ci sei abituato tu. Io vado a lavorare, mica vado a giocare. Stai buono, su, ciao. Oh, Madonna Benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila. Sentimi bene, Onofrio. Io già sono tanto incasinato per i fatti miei. Guardami in faccia. Oh, parliamoci da uomo a uomo. Tu già sei un San Bernardo strano che ti hai incontrato in Marocco e non so che ci facevi là. Adesso che mi vuoi fare? Mi vuoi incasinare di più se mi trasferisco a San Vito Alto? Tu ci sei abituato, ma io no. Vai in macchina, su. Poi dici che mi vuoi bene. Ah, vuoi fare il furbo con me? Vuoi farlo Yorkshire? Aspetta. Lo vedi questo? Tieni! L'anima degli mortacci tua! Pardon? Senti, non ci prova più che t'abbotta, hai capito? Ma che vuoi da me? Io t'ho avvertito.
intendi? Oh! Sì? Per cortesia, sai dove è Andrea? Ah, uffa, pure tu! Ma è una fissazione! Tu dico questa Andrea! Andrea non è venuto oggi! Come te lo devo dire, in francese? No, dimmelo in italiano, ma stai calmo. No, ma pure quell'altro che è venuto prima a chiedermi di Andrea, a insistere, dov'è, dov'è? Non lo so l'indirizzo dell'Andrea, non lo so, va bene? Uffa! Oh! Chi è questo che è venuto prima di me? Senti, non tiratemi in mezzo in storie di gelosia, che io non c'entro, capito? E poi io con Andrea ci ho litigato, figurati un po'. Pensa un po'. Anzi, fai una bella cosa. Se lo vedi, restituiscigli questa sciarpetta che l'ha lasciata qui stanotte quando è scappata via. Ma non ho mai detto che non è venuto per niente qui. Perché è scappato via? Senti, cocchino, io sono abituato a farmi i cavoli miei. L'ultima volta che non mi sono fatto i cavoli miei, mi hanno spezzato un braccio. Senti, cocchino, se vuoi che non ti spezzi l'altro braccio, dimmi subito dove sta Andrea, capito? Non lo so. Allora perché continui a dire non lo so e urli? No, sai perché? Perché lo devi chiedere a Marco. È lui che ha ricevuto la telefonata. E lui sta lì sulla pista. Sei Marco tu? No, sono Franco. Marco è lui. Che mi volevi? Oh. Sì, un momento, ma non ci facciamo illusioni, eh? Io voglio solo un'informazione, stai calmo. La signorina se n'è andata, saranno 5 minuti. Guarda che se mi vengono i 5 minuti a me, mi inghezzo. Saliamo lo stesso, sbrigati. Oh no, Frio! Vieni che scivolo! Andrea Richter, fermo! Polizia! Stai fermo, eh? Stai ferma. Siamo fermi tutti e due. Volevo uccidermi, mi ha trovato, Dio. Cortesia, non ricominciamo a correre, che non ce la faccio, per piacere. Ma lei chi? Sono il commissario Bellachioma, della polizia. E se non era per me, a quest'ora tu. Stai buono. Io ho paura, mi devo nascondere, perché se mi trovo ancora mi ammazza. Stai tranquilla. Con me, stai in buone mani. Ti porto io in un posto sicuro, eh? Stai tranquilla. Vieni. Non dire, Areonofrio, che c'ho le manette. Vai avanti tu, sbrigati. Ma dove mi stai portando? Shh, non gridare. Ma dove mi stai portando? Non gridare, t'ho detto! Ti sto portando a casa mia. Questo mica è il locale dove lavori tu, il sexy, come cavolo si chiama. Ah! Non avere paura. No, è casa mia questo. È che non so io che... Non rompete le maglioni! Pardon.
scusi tanto. Ma perché non mi porti in questura? Ma io ho voluto un'idea migliore, capisci? Nessuno va a immaginare che io ti ho portato a casa mia. Quando mi vengono delle idee a me, sono idee vere. Basso? Sì. Tarchiato? Sì. Con accento meridionale? Sì. Con un grosso cane peloso? Sì. Lui, Bella Chioma. Trovami subito Bella Chioma, prima del ricevimento di domani sera. Anche vivo! Chissà quello che Casini mi sta combinando. Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Profumo di basilico, un po' di sale ci vuole. Sono veramente contento che sei d'accordo con me, vuol dire che sei un ragazzo intelligente. Perché io quando mi metto in testa una cosa, non per dire, la porto a termine. Il mio piano, vedi, come l'ho organizzato io, modestamente non può fallire. Ah, grazie. Proprio questa che cercavo. Vuoi a mandecare la pasta? Da dove casca questo coso? Ecco qua, mettiamo il sughetto qui, dopo il secondo tocco gli spaghetti qua dentro. Ecco, il gioco vedi perché è semplice? Perché io ti porto sano e salvo all'ambascelta. Non so come ci entreremo, ma ci entreremo. Tu mi indichi solamente il killer, io lo arresto prima che ammazzi Abbasciar e il gioco è fatto. Ecco, la pasta al dente e il commissario non è fetente. Uno, due, tre. Perfetto. Tutta la faccia di Giannetti, così almeno mi trasferiscono a San Vito Alto e tu finalmente sarai un uomo libero. Ah, grazie. Questo è vino pugliese, ottimo, sai. È di mio suocero. È fetendore, però c'ha un vino. Lo beviamo un po' prima? Aprite, non fate gli stronzi, che se vi è quel coglione di mio padre so affari vostri. Oh, siete sordi, aprite! Oh! Oh! Eri tu? Sì, il coglione in persona. E mo? Scusa papà, ma qui se non parli così nessuno te se fila. Ah. E poi c'ho certi problemi che tu manco allora. Dell'immagine. Beato te. Beh, che stai facendo? È qualcosa da mangiare, c'ho fame. Ah. Là si sono strafogati tutto. Giustamente. Basta? Vabbè. Allora qual è questo problema che ti tormenta? So cavoli amari. Perché vedi, io sono innamorato di Maria. Che però sta pure con Gigi e Paolo. Ah, ecco. E poi c'è anche Roberto che gli fa il filo. Pure, guarda un po'. E allora? Stasera nel bagno ha baciato pure Sandro. Ah, porca miseria, ma quanti anni ha questa signora? 11 e mezzo. Allora è già vecchia, navighetta, ma lascia perdere, ma chi te la fa fare? Molla tutto. Ma vattene, papà. E non ti innamorare più, perché quando ti innamori ti si sviluppa l'appetito. Sì, vabbè. Era mio figlio. Finalmente mangiamo in tanta pece. Che cosa? Comunque è una dimostrazione che gli spaghetti erano buoni almeno. Vero, disgraziato? Adesso ti faccio degli altri. Sì? Sì, sono io, chi è? Complimenti, commissario. Ha fatto un colpo grosso che se l'acchiappano mica lo so come si mette. Non m'acchiappano, stai sicuro che non m'acchiappano? Beh, dipende. Se sta ancora un po' al telefono mi sa di sì. Stanno venendo da lei, a casa sua. E che c'hai al posto del cervello? Una cassetta della lemosina, cavicchio! Guarda che io ti sbudello, eh! Vabbè, ma nell'attesa cosa vuole fare, commissario? Si arrende? Non ti sputo in faccia perché siamo al telefono. Ci vediamo fra due ore al solito posto. Ciao. Andiamo, andiamo, che stai arrivando. Sta arrivando chi? Coso, i playboy dei poveri. E chi sarebbe? Sarebbe Giannetti, un commissario che... Ma te che cavolo te ne frega? Scusa, ho detto andiamo, andiamo. Ah. No, io di qui non mi muovo se prima non mi spieghi. Andrea, porca puttana, non mi fai incazzare anche tu, capito? Ah. Molla la voglio mano. Scendere! Che mi vuoi ammazzare? Ti ho detto, voglio scendere, ti ho detto! No, no, non sterzare che mi fai sbattere così! È meglio così scendere, fermati! Ah, la polizia! No. Aiuto! Polizia! Ma che sei cannibale? Fammi scendere! E dove siamo? In una garçonniera. È tua? Sì. Cioè, sì, insomma, la divido io e un sottosegretario. Chi? Io
un sottosegretario del ministro degli interni. Roba alla grande. E no, senti, tutto questo non mi convince. Tu potresti essere il complice del killer. Oh, allora una fissazione la tua. Allora una fissazione la tua, eh. Se io ti volevo ammazzare l'avrei fatto già da mo', no? E tira, mi fai male con questa cosa, no? Già, anche questo è vero, ma io non capisco. Vivi in quel buco di casa. Ti vesti come ti vesti. Ma perché, come mi devo vestire? Scusi, che mi devo travestire come te? Guarda che io sono un uomo normale, sai. Questo lo dici tu. Fammi un po' vedere. Che cosa? Ma la tessera da poliziotto, no? Ah, ma è un disco rotto il tuo. Cambia la puntina, caro. Ecco qua. Avanti, impara la memoria adesso. Ma questa è la tessera della metropolitana. Ma va? Ma sì. Oh, signor Bade, mi sono sbagliato. Dove l'ho lasciata? Nell'altra giacca. Nell'altra. E come lo sai tu? È sempre così che succede, no? Ma insomma, mi puoi dire chi sei? Un'altra volta. Se è vero che sei un commissario, perché sei scappato quando è arrivata la polizia a casa tua? E perché? Mi sembra un bambino di 5 anni con tutti questi perché. Perché io sono abituato, non ci voglio andare, va bene? 25 gradi sotto zero a Ferragosto, la massima, pezza la minima. Tu ci andresti a posto mio? Oh, e allora rilassati un po'. Ma è possibile che pensi che tutti ce l'abbiano con te? Siediti. Non bastano già tutti i cavoli che ho per la capo. E poi se tu dai una mano a me, io do una mano a te. Ma io a te non ti do proprio un bel niente, hai capito? Uè, ti do un bel niente, ti do un bel niente. Cos'hai pensato? Io ho messo la mano qua sopra, scimunito. A me mi piacciono le femmine con la F maiuscola, figurati. Ma scusi, E poi, per carità, scusami, non è che io ce l'ho con te e con tutti quelli come te. Voi siete padroni di fare quello che volete. Andate a Casablanca, andate dove volete. Io sono uno abbastanza libero di mentalità, pur essendo meridionale. Ce l'ho detto pure a mia moglie. Sei libero di fare quello che vuoi. E mi ha preso in barola, disgraziata. Se n'è andata via con un altro. Piuttosto, sono curioso di sapere, insomma, tu, come ti sei accorto del... Di che? Non voglio dire del coso, della cosa... Vuoi dire del coso della cosa? Sì, insomma, della trasformazione. Sai, è cominciato con un prurito. Ah, sì? Sì, un po' dappertutto. E appunto, come stai facendo tu adesso? Che prendi, per il culo? Sì, ma solo quelli che mi sono simpatici. Ah, ma allora ci risiamo sempre. Stai buono, eh? Ho capito. Vieni qua. No, caro mio. Che fai? Calmo, stai calmo. Ed è inutile che gridi, perché qui sono tutte garçonniere, gridano tutti. Buonasera, commissario. Ciao. Cose grosse. Hanno messo una taglia di 10 milioni sulla sua testa. Ah. E siccome vorrei cambiare la macchina, mi farebbe pure comodo quella taglia. Io il taglio ti do, cavicchioli, non la taglia, perché io ti taglio la carota e ti ammazzo, capito? Facevo così per dire. E non lo dire per cortesia. Vabbè. Che notizie mi sai dare del killer? Che colpisce sai? Colpisce e scappa. Il primo testimone l'ho ucciso gettandolo dalla finestra. Pensi, era sorvegliato da due dell'FBI, chiuso in una stanza all'ultimo piano di un grande albergo di Las Vegas. All'improvviso si è spenta la luce, si è sentito un tonfo e zac! Spiaccicato al suolo. La testa spaccata come un melone, le budelle intorcinate, il sangue che colava, il cervello sul selciato. Basta, cavicchioli, per cortesia, è possibile che devi scendere sempre nei particolari? È morto? Eh sì. Tu mi devi riferire solo quello che decidono in questura, capito? Ti aspetta alle 10 al bar della Ghetto dell'Euro. Ma come sa, ma lei mi vuole compromettere. Non ti preoccupare, ti compromette e poi ti sposo. Tanto sto già facendo pratica col travestito che mi porta presso. Ah, e come va? Insomma, cominciamo già a litigare come marito e moglie che... Oh. Ma possibile che devi dire sempre stronzette, tu? T'aspetto alle 10 al bar del laghetto. Ma come fai? Sono sfortunato in amore. Thank you.
D'Onofrio, non ti posso portare con me. Tu già sei casinista per conto tuo. Se poi ti metti a rovinare qualche soprammobile, il sottosegretario si incazza con me. Oh, signore, adesso fa l'offeso. Rimani qui, che dopo ti do il riso soffietto, capito? Ciao. Aspetta, Sì, sì, sono in via Cerena, al 20, interno 9. Sono chiusa dentro. Io... Ma che fai? Sei scemo? Scendi da lì, scendi! Non mi toccare, porco! Lasciami! C'è quello porco, vieni qua! Lasciami! Brutto disgraziato, giù da Iscariò! Volevi fregarmi, Che fai? Rispondi! Vieni pure avanti, cara. Hanno lasciato le luci accese. Deve essere stato quel cretino del commissario Bellachioma. Bellachioma? In collega di mio marito? No! No, cara! No! Non aver paura. Lui si occupa solo della manutenzione. Me la tiene un po' in ordine, basta. Sicuro? Certo. Perché vedi, il povero Bellachioma è un po' imbranato, ma è muto come un pesce e ci si può fidare di lui. Guarda cosa mi ha portato mio collega dalla Danimarca. La valigetta del piccolo sadico con tutte le istruzioni. Adesso vedrai. Hai capito? La moglie del mio collega Giannette. Certo corno. Ma qui ha l'aria di essere una cosa lunga. Mica possiamo stare a aspettare tutta la notte. Scusa. Silenzio. Vediamo di arrivare all'altra finestra. Piano piano. Ah, aspetta. Gira la crepa. Tienimi la nena. Aspetta, è meglio che mi tocco le scarpe. Sì. È meglio. Madonna, benedette lo sterpetto di Cerignola, proteggici. Grazie. Ora, figlio. Che gioco vogliamo fare, cara? Andrea, per cortesia, reggi. Sì. Reggimi. Ma cosa fai? Un momento, reggimi la pancia. Un momento. Ma che sto casino? Che bello, mi fa venire i brividi. Sembra la notte del lupo mannaro. Adesso ti mangia in un boccone. Mangiami! Che ti ha fatto male? Dai, andiamo. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Vieni. Pieno. Oddio. Non avere paura. Reggimi. Sei passato? Sì, aspetta, da. Sì. Adesso passo io. Yeah. Il piede. Dammi la mano. Il piede c'è? Sì. Dai. Stavo per scivolare. Dai. Ma tirami! Come ti vedi? Il pantalone, no! Dai! Pantalone! Oddio, muoio! Moriamo, dove sei? Ci sei? E adesso lo spavento. Più spaventata, cara. Fingi di essere più spaventata. Così. Brava, terrorizzata. Brava, così, terrorizzata. Vediamo un po', cappuccetto rosso. E adesso che ti fa? Il lupo cattivo che ti fa, Vedrai che ti succede. Un momento, cara.
tu c'hai di queste manie? Guarda, bello, che neanche tu scherzi, Vai avanti tu. Che giri a sinistra? Che? Ma non riesco ad aprire. Prova tu. Sì. Pieno. Ma che c'è ancora? Scusa. Basta, se no moriamo dalle risette. Ma uffa, ma che cosa sta facendo? Che bella bocca che hai, per mangiarti meglio. Per picchiarti meglio. Che bel culo che hai. Scioglietela voi. Ma come mi permettete? Voi non sapete che sono io. Sì, tu sei lo lupo mannaro. Prendetelo lui. Fermi, lasciatemi. Sono il sottosegretario di interno. Fermi, non sapete quello che fate. Tu lo sai cosa hai fatto. Guarda qui, tavoletta, è svenuta. Ratto, sevizie, tentato stupro, violenze. Per calcolarti le anni di galera ci vorrà la calcolatrice. Adesso puoi gridare finché vuoi. Che c'è? Che c'è? C'è che ho freddo, sono stanco, ho fame, ho paura, sono affamata, hai capito? E che mi hai bisogno di urlare così? Sì! Sì, insomma! Bastava dire ho fame, no? E cosa ho detto? Cosa ha detto? Detto. Adesso troviamo qualche cosa, che ci vuole? Ecco qua. Ti pare che non c'è... Dunque. Qui ci abbiamo soia sause, la salsa tartare, tomate o pauvron, sott'aceto, sottovuoto spindo, sotto le gengive te la do questa e non la smetti di fare giù di scariota, capito? Dove vuoi andare adesso? In bagno, se non ti dispiace. Non mi dispiace, accomodati. Come? Davanti a te? E che ti vergogni davanti a te? Siamo fra uomini, no? Che c'è? Fuori! Ho fame, come se io non avessi fame. Zitto tu. Senti, ti do una bella notizia. Fra una mezz'oretta apri un negozio e andiamo giù e compriamo tutto quello che vogliamo. Ci facciamo una bella mangiata, ci facciamo una bella... Sì. Senti, non è che tu per caso hai qualche soldo addosso? Perché io nella a fretta a caso ho dimenticato i portafogli. Anch'io ti devo dare una bella notizia, caro. Sì. Non ho una lira. Ho preso tutto nello scopo dell'automobile, no? Dell'automobile, no? Perché da mia moglie quella m'ammazza. No, era solo per così, per non fare incasinamenti. Che... Caricchioli. E che, senza numeri? Hai soletto. Che commissario, lascia andare la ragazza. Io non ce l'ho con te, ma se ti metti in mezzo sono costretto a uccidere anche te. Uè, rincoglionito, ma che vuoi prendere per...
Che io non ho mica paura di te, sai? Lascia stare la Rini, che c'ho da fare. Peggio per te, commissario. Questa volta ti ha salvato la riva della polizia, ma ho in mente un modo molto speciale di farti morire. Giocherò con te come il gatto con topo. Senta, dottor gatto topo, come... Io sono il commissario Bellacchio, che... Eh? Presto, dobbiamo che scappare. C'è? Andiamo. Ma come, non dicevi che questo è un posto sicuro? Senti, non ricominciamo sempre con le stesse domande sceme. Se ti dico di andare, andiamo, un ordine. Ma non passo così conciata. Aspetta. Ecco, mettiti questo. È lui? No. Il killer? Oh. Entra. Sì. Oh. Ah. Vieni. Vieni. Oh. Oh. Brutto disgraziato delinquente. Mi volevi spaventare a me, eh? Tu devi lasciare in pace quella ragazza, capito? Ma io stavo solo a telefonare. Stavi telefonando? Ah. Lo so che stavi telefonando, disgraziato assassino! Giuro che la sposo! Giuro che la sposo! A che sposo? A sua figlia! Secondo te io faccio sposare una figlia? Un figlio di puttana assassino delinquente come te! Ma io non ce n'ho figlie femmine, io! Ma lei non è il padre di Patrizia! E chi è Patrizia? Ma lei chi è? Ma che te ne frega a te che sono io, vattene! Vattene, se no ti ammazzo! Ti sbudello, ti trivello! Scendi subito da quella macchina, Andrea. Ma lei chi? Che cosa desidera? Stia calmo e stia buono lei, eh? Non si preoccupi e non faccia movimenti bruschi. Perché è innocua, sa, mica da fastidio. È buona, basta secondarla e dire sempre di sì. Torniamo in ospedale, cara, su. Ma cosa dice? Quale ospedale? Ma non crederà mica che io, oppure che lui sia uno che... No, per carità, io sono per i manicomi liberi. Ecco, bravo, ecco. Andiamo. Ma è un bugiardo, guardi, che ha inventato tutto questo solo perché mi vuole tenere prigioniera. È un bruto. Io sono più sana di lei e di lui. Sì, vieni, cara, vieni. Non ti preoccupare, vieni. Ma glielo giuro, senza il matto, è proprio lui, sa? Sì, mi ha rapito, mi ha portato in una garçonnière con il sottosegretario, mi ha portato a casa sua e poi dopo che esplosa la bomba, sa? Sì. La bomba. Sì. Ma sì, c'era anche il cappuccetto rosso. Rosso. E il lupo. E il lupo. Ma che cosa se ne frega quel signore di tutta questa storia? La racconto un'altra volta, su. Stai buona, è vero che lei c'ha molta fretta? Sì. E vada. Oh, giuro che me la paghi questa, giuro. Ecco, bravo. Facciamo tutto un conto alla fine, eh? Andiamo su. Fuori! Fuori subito da casa mia! Ma Elvira, senti... Fuori di qui! Mascalzone! Presentarsi qui alle 7:30 del mattino a chiedermi soldi e portandosi dietro una donna, per giunta. Beh, ma quale donna, Elvira? Questo è un uomo, è un travestito, ecco. Peggio ancora! Vizioso e depravato! Ehi. Ma come ti sei ridotto? Non ti vergogni neanche? Oh, signore benedetto, Elvira, ma come mi sono ridotto? Io non capisco. Ti sono venuta a chiedere un po' di soldi, qualcosa da mangiare e un vestito per questo povero disgraziato. Gianni! Aiuto, corri! Mio marito mi sta minacciando con la pistola! Gianni! Oh, ma che sei pazzo? Il numero della questura! Il 113, cara. Carattrezzi, la macchina è mia! Carattrezzi, sono della polizia! Sono della polizia! Ah. Tanto è inutile. Certo che pure tu, a fortuna, stai messo bene. Che vuol dire? Che sei un disgraziato peggio di me. Perché almeno io non c'ho nessuno al mondo, ma tu, bella famiglia. Andiamo. No, basta! Oh, guarda che mi fa male il polso, eh! Va resistente com'è che do un cazzotto, Andrea. Guarda che io ho la testa dura, eh. Andiamo. No! Cammina. Prendiamo l'auto. Ma lei, ma non posso correre con queste. È qua vicino, vai.
macchine, meno me. Scenda, fermo! Anche lui! Dobbiamo! Sì. Scappa! È possibile! Vieni! La polizia finalmente! Permesso, scusi, avanti, c'è posto? Permesso? Che? Questo signore mi ha toccata! Che schifo, ma non ti vergogni, ti ho beccato con le mani nel sacco, eh? Mm. Ma quali mani nel sacco? Non parla difficile, io la mano la tenevo qua. Ancora? E che fa? Tocchi il sedere della mia signora! Ma non mi permetterei mai. Io ho messo la mano sul sedere della figura. È come se avessi toccato un manifesto. E vabbè, ma sotto mica ci sta il muro, cioè... E che colpa mia? Ah, no, eh? Ma adesso mio marito ti gonfierà il muso come una zampogna. È vero, amore? Certamente. Ah, sì, eh? E gonfiami un po'. Dai. Ma sei sicuro che è stato lui? No, perché mi era sembrato che quell'altro è quello con la faccia da rapeto. Con la meno a... Ma che così credi che mi fai paura a me? Grazie a Dio che devo scendere, se no ti davo il resto. Però hai visto che capocciato gli ho dato contro il pugno? Ti ringrazio per avermi difesa. Quando uno sta con me, uomo, donna o... nessuno gli deve mancare di rispetto. Andiamo. Commissario, gli onori della prima pagina, lei è la signorina, o forse signora. Cavicchioli, non è né signor né signorina, è un maschio, un travestito. Ah, no, scusi, scusi la confusione, sai, il fatto è che vederla con tutto quel ben di Dio in più, sa, uno si confonde, ecco. Ma secondo lei come ha fatto? Un miracolo, è andata all'Urcia, buttate una fondata all'acqua benedetta. Cavicchioli, guarda me, io ti devo parlare. Non qua, dentro. Andiamo? Ma cos'è che c'è scritto qui? Dopo ti spiego. Uè, ma guarda che io so leggere, sai. No, commissario, no. Sì, fermo. No, sia fermo lei, commissario, no. No. Le chiavi della macchina, no. Quelle almeno me le lasci. Stai fermo. Commissario! Mettila. Ci vediamo al posto numero 16 alle 5. Anzi, cioè, voglio dire, alle 5 al posto numero 16. Ma commissario, ma come faccio a tornare a casa? Mi avete levato pure i soldi. Ah, 1700 lire sono soldi, morto di fame. Cavicchioli, lo sai che cos'hai di bello tu? Che cosa? Niente. Va bene così. Due cappuccine e due cornetti. 1800. 1700? No, 1800. E allora un cornetto solo e due cappuccine. La cornetta stava telefonando. Ma non fame, ho fame. Sono fuggiti proprio adesso, però se li prendete la taglia è mia. Maledetto, te quel figlio di puttana di Cavicchioli. Ma inutile, dai, non vedi che manca la benzina? Senti, chiamiamo la polizia e facciamola finita, eh?
Scendi. Scendi. Dammi una mano. Spingi. Ma io non ne posso più. Spingi. Ma... Oddio. Ci mettiamo già. Eh? Ci mimetizziamo qua in mezzo ai rotta. E rimaniamo qua fino a stasera, fino all'ora del ricevimento. È l'una, eh? Proprio l'ora di pranzo. A quest'ora a Bagian sarà già il pranzo d'onore dell'ambasciata. Bravo lui. No, sono stati servizi a pranzo d'onore dell'ambasciata. Mazza quello che mangiano. Antipasti di tutti i colori. Caviale grigio. Aragosta. Che poi a me l'aragosta manco mi piace molto. Anzi, mi fa quasi schifo a me. Con tutto quel limone sopra, il prezzemolo tritato, l'olio, la maionese. Proprio come lo faceva mia madre. Tua madre? Credi che io non ce l'abbia avuto una madre? Per carità, ci mancherebbe altro. Anzi, era pure una bella donna. Che anche tu come figlio, diciamo, mica sei... Uffa. Ehi. Ehi. Ti gratti? Ma perché uno non è padrone di grattarsi? Per carità. Beh, sdraiamoci e riposiamoci un po', che stasera all'ambasciata dobbiamo avere gli occhi aperti, eh? Eh sì, va. Così dimentichiamo la fame. Quando russi, oh. Oh, girati, che stai russando? Oddio, ci ha trovato! La mano d'acciaio! La mano d'acciaio! Che papalata, via! Però l'ambiente è quello che è. Hanno diffidenza verso gli estranei. E così ho dovuto dire che tu sei uno dei nostri, un gay. Eh? Eh sì, altrimenti avrebbero cominciato a fare domande, eh? No, ma che siamo scemi? Io uno dei vostri mi metto a fare il coso, cioè la cosa. No, assolutamente no. Ciao, Bracciarola. Grazie. Pascal? Ah, oui? Camera numero 68. Grazie. E buon divertimento. Guardi che noi andiamo a letto, mica andiamo al cinema, sa? Appunto, caro. Disgraziata. Per cortesia, Andrea, non ho capito cosa hai da ridere. E perché non te la cavi mica male? Anzi, si direbbe che hai della stoffa. Della stoffa. Pensa se mi vedesse mio figlio, altro che stoffa, è mia moglie, poi non ne parliamo, mi sputerebbero in faccia. Poi non ho capito tu che ti sei messo in de... Sta. Thank you.
Scusa, va a zanzarlo. Ma perché doveva capitare questa a me? Perché? Dico io, perché? Degenerato sei. Guarda Pasquale che di stronzate ne hai fatte tante nella tua vita. Ma qui ti sembra che stai raggiungendo il fondo. Ci sputerei invece, ti sputerei io. Calma, calma, calma. Ti siedi qua. Conto fino a 50, fino a 100. Vai di là. Tranquillo. E non lo guardi proprio. Cioè, no, lo guardi, ma da uomo. Lo guardi. Un tuo commilitone, un amico, un brigadiere. Che vuoi andare a letto con un brigadiere? Della polizia? Ah beh. 1, 2, 3, 4. A letto con un uomo non ci sono mai stato. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E non ci voglio cominciare adesso. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Colpa di scena, signori! Ci è arrivata adesso una comunicazione dei servizi segreti svizzeri. Andrea Ritter, il testimone rapito dal commissario Bellachioma, non è affatto un travestito, ma una donna! Come sarebbe, Empè? Nelle indagini niente è casuale, ogni nuova scoperta può essere una traccia. Lo fa, no? Lo fa, no? Lo fa? Agli ordini. Dammi subito tutti gli elementi che abbiamo per l'identificazione del killer. Eccoli qua. Dunque, due parrucche da donna bionde ritrovate sui luoghi degli attentati a Parigi e ad Amburgo. Ok, beh. Tre mozziconi di sigaretta sporche di rossetto old fashion di Revlon alla fragola. Old fashion di Revlon alla fragola. Una ciglia finta, modello Bison Sauvage. Bison Sauvage. E una sciarpa di Chiffon. Chiffon? Chiffon. Come sai? Chiffon, è francese. Ah, chiffon. Allora il killer potrebbe essere quella donna, quella Andrea Ritter. Potrebbe. Ma se è stata vista scontrarsi con l'assassino in fuga, come sai? Appunto. Alla luce dei nuovi fatti potrebbe essere una complice. Perché guarda caso... è l'unica dei tre testimoni a essere sopravvissuta. 1898, 1899, 1900. È un uomo, chiaro? Riposati un po', sarei stanco anche tu. Sì, ma io dormo poco. A me bastano due o tre ore a notte, non c'ho manco sonno. Sono le tre, sai. Ci mancano ancora cinque ore prima del ricevimento. Ah, sì. Spogliati, dai. Giuro che non ti tocco. Intanto fra uomini. Non posso? Se dico non posso, non posso, non posso, non posso, basta, non posso. E perché? E perché? Ah, devo andare da Cavicchioli, me l'ho dimenticato. È già tardi, devo andare da Cavicchioli. Tanto queste mi imbicciano a me. Fanno merda. Dai un'occhiata, eh? Oh, non aprire a nessuno, mi raccomando. No. Ah, ordine da mangiare per due, eh? Mi raccomando, tutto, dall'antipasto al dolce, non vado a spese. Va bene. Ciao. Ciao. Pensavo che l'avessero presa. Sono 10 minuti che sono qui dentro. Vorrei vedere a te, al posto mio. Io sto venendo a piedi da Piazza del Fante. A piedi? Ma perché non ha la mia macchina? Non gliel'avranno mica rubata? Capricchio, con te ogni cosa dobbiamo scendere nei particolari.
della tua macchina parleremo a tempo e luogo. Ci sono novità? Tutte cattive. Mi pareva strano. Allora. Primo, gli stanno dando la caccia pure quelli dell'Interpol. Sì. Hanno bloccato aeroporti, autostrade, ferrovie, strade, viuzze. E per male che non hanno bloccato i Vespasiani, quelli siamo sicuri. Secondo, lei a ricevimento non entrerà mai perché ci vogliono i permessi. E i permessi sono numerati. Per cui è inutile che si dia tanto da fare. Senti, io ho un piano. Cavicchiolo, per cortesia, non ti sporgere, che sei alto. Stai al posto tuo. Allora. Io l'arresto, la porto dentro, mi becco la taglia. E anche una bella medaglia. Forse. Alla memoria però, Cavicchioli. Perché io ti spezzo l'osso del capocollo, ti metto in destina tracolla e poi ti ammazzo, Cavicchioli. Capito? Vabbè, visto che non mi vuole favorire, ma lei lo capisce che io mi sto compromettendo. Vabbè che questo è un posto discreto, sicuro, ma... Oh, ma che ci fa le notte là dentro? Qui c'è gente che ha bisogno. Sì, scusate, fa la pipì, Cavicchioli. Non mi viene. Fatela venire, Cavicchioli, se no quelli se ne accorgono, sospettano, sforzati, fai qualche cosa, fingi, no? C'ha delle difficoltà, scusate. Senti, all'ambasciata chi hanno dato i permessi? Ah, dunque, a tutti quelli del corpo diplomatico, agli agenti scelti, agli orchestrali e ai camerieri extra che devono servire i rinfreschi. Questa è la lista, I camerieri che devono distribuire i rinfreschi. Coniugi Bruschi, via Po' qua. Senti, del killer che mi dici? Cose turche, commissà, 30 delitti sulla coscienza. L'ultimo testimone lo ha ucciso mettendogli una bomba nella zuppiera del pranzo. Per rimetterlo insieme ci sono voluti 3 giorni. Disse che roba, commissà, non puoi immaginare. Sembrava un pazzo. Un pozzo, un pezzo qui, un pezzo lì. Sangue. Ma basta, Cavicchioli, basta. Madonna. A te! Ah. Ma li mortacci tua! La macchina nuova! L'ultimo testimone l'hanno ammazzato con una bomba dentro la zuppiera del pranzo, allora... E adesso che cosa mangiamo? E vado io giù, mi faccio fare dei toast. E lo controllo personalmente. La prudenza non è mai troppo. Come? Avete già divorato tutto? Sì. Un po' alla diavola, fiorentina per due. Insalata mista, funghi trifolati, un cesto di frutta. Vede, io da bambino ho avuto tifo, paratifo e malaria, no? Allora mi prende una specie di, diciamo, lo stomaco, il duodeno. Ci abbiamo fame, va bene? Oh, adesso ci prepari dei toast. Subito. 10 toast. 10 toast? 10 normelle, 10 farciti, 20. Ah, va bene, va bene. Che c'è una nuova che si chiama Pasquale Bellachioma? Sì, perché? Te vogliono il telefono. Io mi chiamo Bezzabea. Peggio per te. Cafona. Baldracca. Sì, chi è? Ti avevo avvertito. La prima volta potevi salvarti. Ora è troppo tardi. A meno che non mi consegni la ragazza. Carine, la pappa! Oddio! Se non avevate fame, potevate dirmelo in una maniera più educata. Polizia, lo conosci quest'uomo? Crema e cioccolata per te. Limone e fragola per te. Quant'è? Mamma, mamma, ci hanno rubato il gelato! Certo, non sono tagliatelle, ma... Sì, è vero, c'è le bugie. Ma che volete che rubi gelati ai bambini? Non esistono persone tanto cattive. Ma sì, è vero. Ah. Che sonno che ho. Senti, se ti va di riposarti, riposati, eh. Tanto, c'ho io gli occhi aperti.
Signori, no grazie. Tra poco avrà inizio il ricevimento. Abajan entrerà nella villa alle 8, vivo, e ne uscirà a mezzanotte, vivo, ho detto vivo. I camerieri? Controllati uno per uno. E ognuno di essi per entrare ha bisogno di esibire un permesso speciale. All right, all right, all right. I tiratori scelti sui terrazzi? Piazzati. Voglio microfoni dappertutto, anche nelle torte. E voglio altri 12 poliziotti vestiti da camerieri. L'orchestra? Un complesso rock, tutti controllati. No, non voglio correre rischi. Usiamo la banda della questura. Ma sanno suonare soltanto marce militari. Meglio quella che la marcia funebre. A proposito, che cosa se ne sa di Bella Chioma e della donna? Niente, commissario, assolutamente niente. Se l'idea di Andrea Ritter è di farsi portare al ricevimento da Bella Chioma, noi è lì che l'aspetteremo. Pasquale, svegliti. Che? Il ricevimento. Visto che siamo sopravvissuti fino adesso, ormai ci conviene andare. Senti, Andrea, io ho pensato una cosa. Ma tu vattene, va, lascia perdere. Non ho fatto correre troppi rischi. Io lo devo fare perché mi pagano, ma tu... No! Dopo quello che mi hai fatto passare, adesso voglio andare fino in fondo, caro mio! Ma come, non ci pensi più alla tua carriera? E a me? Eh? A me non ci pensi? Ma quanto tempo pensi che posso continuare a nascondermi così? Me l'hai detto anche tu, no? Ma no, guarda. Vada come deve andare. Se è destino che devo rimetterci la pelle così, pazienza. Tanto non importa proprio a nessuno di me. E neanche di me. Di te mi importa invece. Sai, io volevo dirtelo anche prima, ma poi so che sei così prevenuto per dire che io sono... Beh sì. Che ma... sono... Vabbè, ma... Dico, una simpatica e virile amicizia ci può sembrare essere, però no. Virile? Virile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Che è? Albicocca? Fragola. È il mio rossetto. No! Sì, è fragola. Ma che fragola è fragola? No! Porca miseria maledetta! Che cosa mi hai fatto fare? Vattene via! Ma Pasquale, dai, non fare il bambino. Lo vedi il sesso? Se lo tiro in testa te lo tiro io. Eh? Ma adesso vattene! Pasquale, aspetta, senti, ti devo dire una cosa. Ho detto di andartene! Ma vieni qui! Senti, ascoltami, ma insomma, ma mi vuoi capire? Mi vuoi stare a sentire? Sono una donna! Una donna! Cosa devo fare per fartelo capire? Oh, senti, leggi qua, guarda. Eh? Sì. Mi chiamo Andrea Maria Ritter. Sono nata a Lugano, di sesso femminile. E se finora mi sono fatta passare per un travestito, è stato soltanto per nascondermi. Per non farmi ammazzare! Oh. Hai capito? E ho capito, sì. Che ti pare che non ho capito? Eh sì, che io adesso mi andavo a innamorare di un uomo, mi andavo a innamorare. Hai detto innamorare? Ho detto innamorare? Ho detto innamorare, che è una parolaccia. E mo? Vado io. Sbrigati, se no facciamo tardi. Sono quasi pronta. Buonasera. Il signore e la signora Bruschi via Po 4? Sì. Senta, lei e la sua gentile signora stasera dovete andare al pranzo dell'ambasciata come camerieri extra? Sì, perché? Siamo venuti per il pagamento anticipato della serata. Beh, è stato molto gentile, ma non ci doveva disturbare. Per carità, niente. Possiamo? Prego. Dopo di lei. Claro, yes. Due persone molto gentili. Thank you.
Non vi preoccupate, fate i bravi che fra due ore vi mando a liberare. Com'è? Benissimo, sarà fatto. Tutto a posto? Sì, signor commissario. Ci sono agenti con i cani dietro ogni albero. Tutti gli ingressi sono sorvegliati. Mi raccomando, fermate tutte le persone sospette, senza alcun riguardo per nessuno, right? D'accordo. D'accordo. Oh. Hai conosciuto? Hai visto qualcuno? Benzo, c'è quasi tutta la polizia italiana, c'è Locascio, Petruzzelli, mazza, stanno tutti, Caccavale, De Simone, tutti quanti. Dove sei? Ah. Guarda, guarda chi c'è, Andrea. Dove? Il cappuccetto rosso vicino al buffet, li vedi? Sì. Ma dove sta quel disgraziato di Cavicchioni? Scusi, eccellenza! Hai il braccio! Musica, musica! Scusi di nuovo, eccellenza! Ehi, la gamba! Musica! Fame da lupo, indovina di cosa voglia. Ma come, qui in mezzo alla gente? È meglio. Petto o coscia?
tutti e tre, lo sai. Porcellino. Bella. Che ci fai tu qui? Bello, sei tornato da me. Ma non ti avevano portato via col caratrezzi? Onofrio, vattene, te ne devi andare adesso, perché qua è pieno di poliziotti. Via, a casa. Oh, sbrigati, che se riconoscono te, riconoscono pure me. Ciao. Ah no, grazie. Faccio da solo. Musica! Oh! Cavicchioli, guarda, quando è vero il Dio ti manda a San Vito Alto al posto mio, ti manda, Ma vogliamo smetterla, commissario, a San Vito Alto. Lei viene in casini, la vedo e la piango. Guai grossi, grossissimi. E ti pare? Commissario, abbiamo sbagliato tutto. L'assassino è una donna. Donna. Ma quale donna? E chi lo sa? Se si sapesse saremmo a posto. A me l'ha detto Caputo, che l'ha sentito da Ventresca, che l'ha saputo da Lofano. Oh, stringi! Mi sa, ma lei se lo metterebbe il rossetto alla fragola e le ciglia finte? Ma che cazzo sta dicendo, Cavicchioni? Non dico lei personalmente. Il fatto è che queste sono le tracce lasciate dall'assassino sul luogo del delitto. Il rossetto alla fragola. Il rossetto alla fragola. No, alla fragola. Quel ma baciate a me. Allora, è già. No, non può essere. E non può essere perché. E chi le telefonava? Te, se telefonava, parlava con me, diceva che ci voleva ammazzare tutte e due. Aspetta. E no. E quando telefonava il killer lei non c'era. Allora stava in camera, era lei che telefonava. Porca puttana, mi sono lasciato fregare da una donna. Ma adesso ha finito di fregarmi, caro Cavicchioni. Ha finito. Ma fregato la pistola! Fermatela! Fermatela, cameriere, che è un assassino! Lasciami! Dai, buono! Lasciami! Disgraziata assassina! Mi hai preso in giro tutto questo tempo a me, eh? Lasciami, ma che hai capito? Ma io ti ho preso la pistola solo per difendermi! Allora devo la vita a un cameriere italiano. Non un cameriere italiano, eccellenza, ma un commissario della polizia italiana. Sono il commissario Bellachioma. Uno dei migliori elementi, sì, della nostra polizia. Che non va più a San Vito Alto, sì. Meraviglioso, Bellachioma. Io l'ho sempre ammirata tanto. Non avete capito? Sono un agente. Ma perché non volete credermi? No! Sei sfuggito! Abajan, pava, fanculo! Ah no, un momento. Caro Pasquale, ma perché no?
Io ti farei capo della mia polizia, avresti una vira tutta per te, onori, glorie, done quante ne vuoi, soldi. La ringrazio, eccellenza, ma non posso. Devo sbrigare delle cose ancora qui. Devo ritrovare una persona. Ma è così importante? Yes. Ciao. Vai. Vai, vai. Buon viaggio. Grazie, Gennè. Andrea, apri, dai, per cortesia. Adesso è tutto chiaro. Voglio chiederti scusa, sì. Io lo sapevo che tu non eri l'assassina, ma quel disgraziato maledetto di Cavicchioli era talmente convinto che mi ha fatto cascare pure a me. Andrea, ho sbagliato tutto, va bene? Io sbaglio sempre nella vita. Che vuoi da me? Mi ammazzo? C'ho una moglie mignotta, un figlio deficiente, un cane rompiballe. Però a Villa Borghese io ero sincero con te. Andrea... Andrea, guarda che io come cavolo si dice, insomma, io ti amo. Sei sicuro? Sicurissimo.